Consiglio Comunale di Arezzo, con 17 voti, approva la decadenza di Giuseppe Fanfani da sindaco di Arezzo. Religioni per la pace, centinaia di giovani salgono alla Verna per dire no alla violenza in nome di Dio. Visita pastorale, l'arcivescovo Riccardo Fontana visita alcune aziende di Caprese Michelangelo. Al via da domani a Cortona il convegno nazionale delle ACLI, sabato ospite il ministro Madia. Giostra, dopo l'addio a Mammuccini, Porta del Foro punta tutto sui giovani, prolungata fino al 2018 la collaborazione con Andrea Carboni e contratto da riserva per l'ex rossoverde Vernaccini. Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Il Consiglio Comunale di Arezzo, con 17 voti, ha approvato la decadenza da sindaco di Giuseppe Fanfani. Vediamo. Dopo l'elezione a membro del Consiglio Superiore della Magistratura del sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani, sarà Stefano Gasperini a guidare Palazzo Cavallo. Lo farà fino alla data del 29 marzo, quando in concomitanza con le regionali si voterà per il nuovo sindaco e Consiglio Comunale della città. Scongiurato il rischio del commissariamento cui si sarebbe arrivati in caso di dimissione di Fanfani, si è concretizzato lo scenario dell'incompatibilità tra i due ruoli e quindi una reggenza di Gasperini, l'attuale vice sindaco e assessore al bilancio e all'urbanistica, fino alle prossime elezioni. Non si è concretizzata l'ipotesi sostenuta e forse auspicata da alcuni ambienti dell'ala renziana, che puntava al mantenimento del ruolo di Fanfani fino a gennaio, nella convinzione che la prefettura aretina avrebbe sancito la compatibilità degli incarichi di sindaco e membro del CSM. Uno scenario che prevedeva poi le dimissioni del primo cittadino e comunque le elezioni in primavera. Così sono stati 17 i voti in favore della decadenza, due invece i contrari, quelli del capogruppo del PDL Francesco Francini, fortemente critico, e quello di Roberto Bardelli, anche lui del PDL. Gruppo che però si è sfaldato con Cantaloni e Lucherini, che hanno optato per l'astensione, e Luca Stella, vice capogruppo, che non ha preso parte alla votazione. Si è astenuto anche Gianni Mori di Sinistra per Arezzo e Roberto Ruzzi dei Moderati Riformisti per Arezzo, mentre Lucio Bianchi del Movimento 5 Stelle non ha preso parte alla votazione. E restiamo ancora sulla politica. Le competenze che restano all'amministrazione provinciale in questa fase transitoria e quelle che vanno verso la regione sono ormai chiare. Altrettanto dovrebbero essere le norme stabilite per la ricollocazione dei dipendenti, ma non è così, regna infatti l'incertezza. Questa è la dichiarazione di Gianmaria Acciai della funzione pubblica della CGIL di Arezzo in merito al futuro dei lavoratori dell'ente provinciale. Segnali non del tutto positivi arrivano dalla regione Toscana. Sottolinea Acciai, non è detto infatti che possa assorbire l'intero personale della provincia. La CGIL si è mossa per tempo, firmando un protocollo d'intesa a livello regionale ed uno migliorativo tra l'amministrazione e le sigle sindacali. Tra gli strumenti concordati sono stati predisposti piani di pensionamento coi requisiti pre-Fornero. Religioni per la pace. Centinaia di giovani salgono alla Verna per dire no alla violenza in nome di Dio. Questi momenti di difficoltà lo viviamo anche noi musulmani, anzi direi un pochino di più, essendo che purtroppo chi fa dall'altra parte del mondo questi atti criminali si chiamano musulmani. Noi crediamo che questi atti criminali devono essere, con la preghiera, con il dialogo, tolti dalla realtà dove noi ci troviamo, dalla realtà mondiale. Una dura condanna contro chi, come l'ISIS, strumentalizza la religione per giustificare violenze e soprusi, distorcendo l'immagine dell'Islam nell'opinione pubblica mondiale. È quella che arriva dall'imam di Firenze Izzedine Elzir, presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. L'occasione è stata la camminata verso il santuario della Verna per invocare la pace in Medio Oriente e nel mondo. L'iniziativa, promossa dai frati minori toscani e dall'associazione aretina Rondine Cittadella della Pace, si è inserita nell'ormai tradizionale Notte delle Stimmate, che da anni raccoglie moltissime persone da tutta la Toscana che salgono al Monte della Verna per vivere un momento di forte valenza spirituale.
Alla camminata hanno preso parte centinaia di persone, soprattutto giovani, fra cui i ragazzi dello studentato internazionale di Rondine, che hanno guidato il momento di riflessione iniziale. Le coscienze sono vigilanti se appunto anche compiono dei gesti comuni, come questo momento della salita alla Verna, per accogliere tanti giovani di fedi e di confessioni diverse, per dare un segno prima di tutto a se stessi della volontà di vigilare e poi al mondo, perché assolutamente una coscienza vigile può fermare i rumori di guerra che ci preoccupano in modo sempre più allarmante. Non ha potuto partecipare il rabbino capo di Firenze, Joseph Levi, che ha inviato comunque il suo messaggio. Noi membri di tutte le religioni abbiamo il dovere di ricordare all'umanità che il rispetto e la solidarietà per tutti gli uomini sono la base di ogni religione, ha scritto Levi. È un processo di rinnovamento etico mondiale che deve partire da noi, custodi della religione biblica antica. Questi momenti di preghiera interreligiosa, di pregare insieme, di fare ognuno di noi il suo sforzo per il dialogo, il confronto, per una convivenza pacifica. A 20 anni di distanza dalla nota pastorale a proposito di magia e di demonologia del 1994, i vescovi toscani hanno sentito l'esigenza di ripresentare quel testo corredandolo di alcune indicazioni pastorali e norme, tenendo conto soprattutto, come si legge nella premessa, della situazione socio-culturale della nostra terra toscana. I vescovi non si lanciano in analisi quantitative, non ci forniscono dati, ma si comprende la loro preoccupazione per un fenomeno in crescita. I presbiteri possono richiedere il volume direttamente alla Curia di Arezzo. Visita pastorale, l'arcivescovo Riccardo Fontana incontra alcune aziende di Caprese Michelangelo. La Michelangelo Gioielli si trova nella piccola frazione di Manzi, nel comune di Caprese Michelangelo. A 30 anni dalla sua nascita, l'azienda sta vivendo il passaggio di testimone dal fondatore Mauro Fontana ai suoi figli. Qui si progettano, producono e distribuiscono direttamente in tutto il mondo, dalla Nigeria al Messico, gioielli realizzati artigianalmente. Un lavoro che impiega circa 20 dipendenti e che ha visto l'impresa rispondere alla crisi buttandosi nei mercati esteri. È qui che ha fatto tappa l'arcivescovo Riccardo Fontana nel corso della sua visita pastorale. Stiamo avendo successo nelle varie parti del mondo, forniamo direttamente circa 500 negozi in Italia e siamo presenti su tutto il territorio nazionale. È la seconda volta che viene l'arcivescovo qui e noi ci fa molto piacere, ci fa piacere anche, è una carica. Io vi dico la verità, parlando anche con tanta gente, sul serio, sono contenti di vedere l'arcivescovo in mezzo alla gente, in mezzo al popolo. La Del Molino di Caprese Michelangelo è una fabbrica di macchine agricole di piccole e medie dimensioni. Leader mondiale nel settore, impiega oltre 70 dipendenti senza calcolare l'indotto. Qui la crisi non si è sentita. L'azienda ha aumentato del 50% in 3 anni i fondi in ricerca e sviluppo, guardando con fiducia al futuro e garantendo elevati standard di sicurezza. Oggi l'arcivescovo Riccardo Fontana ha fatto visita a questa azienda. Qual è il significato di questo momento per voi? Ma è così, il riconoscimento di un'attività che al momento non ha crisi, insomma. I nostri mercati di riferimento appunto sono quelli extraeuropei, esportiamo quasi il 90% del nostro prodotto. Caprese Michelangelo dal punto di vista logistico non è proprio di facile accesso, quindi la nostra filosofia è sempre stata quella di costruire il più possibile i prodotti in loco. Nella storica cornice di Villa Farnesina a Roma, stamani il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, onorevole Stefania Giannini, ha consegnato alle migliori imprese, simbolo dell'eccellenza innovativa italiana, il premio dei premi. Il più importante riconoscimento dedicato all'innovazione Made in Italy, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Zucchetti Centro Sistemi, inserita tra i Best Innovators anche nel 2010, è stata premiata per l'approccio e l'impegno del management all'innovazione e alla responsabilità sociale come vantaggi competitivi.
È una grande soddisfazione ricevere per la seconda volta questo prestigioso riconoscimento, afferma Fabrizio Bernini, presidente della Zucchetti, nonché vicepresidente di Confindustria Arezzo con delega all'innovazione. Essere un esempio vincente in un momento così difficile per le imprese italiane ci onora, ci stimola a guardare avanti e a continuare nel nostro processo di innovazione, conclude Bernini. E al via da domani a Cortona il convegno nazionale delle ACLI, sabato ospite il ministro Madia. Il tema del lavoro sarà al centro del 47° incontro nazionale di studi promosso dalle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, che si svolgerà da giovedì 18 a sabato 20 settembre a Cortona. Il lavoro non è finito, un'economia per un lavoro buono e giusto. Questo è il titolo dell'iniziativa volta a confrontare diverse prospettive legate al mondo del lavoro, attraverso un colloquio tra la sfera politica, i rappresentanti delle istituzioni e il governo. Rifletteremo in queste tre giornate innanzitutto su come ricreare le condizioni perché il lavoro ci sia nel paese e per dare una giusta opportunità ai tanti espulsi dal mondo del lavoro e soprattutto anche ai giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro. Quindi come creare le condizioni per il lavoro e un secondo filone di riflessione sarà come creare oggi un lavoro giusto e buono, nel senso che questa crisi è stata una crisi politica, sociale ma anche di valori e dobbiamo ripensare forse a ricostruire su nuovi fondamentali la nostra società. Aspettiamo anche degli ospiti a parte del governo. Ci sarà sicuramente Luigi Bob, Andrea Olivero e ci sarà anche il ministro Madia nella mattinata del sabato. Quindi anche qui un'attenzione da parte del governo, una responsabilità per le ACLI per dare un contributo per riformare e rilanciare il paese. Durante queste tre giornate verrà affrontato anche il tema sulla disoccupazione giovanile. Giovedì mattina con il sottosegretario Luca Lotti, Antonio De Napoli, il presidente dell'associazione Italia Camp che si occupa proprio di nuove modalità di incubazione di impresa, incubazione di idee e per ultimo Giacomo D'Arrigo, direttore dell'agenzia giovani del Ministero che ci aiuterà a trovare anche quali sono i percorsi giusti poi per avere un aiuto da un'Europa che abbiamo vissuto in questi anni come una galera. Bisogna uscirne da questo concetto e cominciare a viverla come un'opportunità. È stata riaperta al traffico questa mattina la strada provinciale 74 di Scarpaccia nel comune di Pratovecchio Stia. La strada è stata coinvolta nel febbraio scorso da un movimento franoso che ha causato il cedimento di tutta la piattaforma stradale. Si è trattato quindi di un intervento molto impegnativo, visto che sono stati eseguiti drenaggi profondi e che le acque superficiali sono state regimentate e convogliate in canalette rivestite in calcestruzzo. Inoltre è stato necessario realizzare un nuovo attraversamento stradale riaperto oggi a Sterro. L'importo dei lavori che hanno preso il via lo scorso 28 agosto al termine della necessaria fase di studio e di progettazione è stato di 60.000 euro. Giostra, dopo l'addio a Mammuccini per Porta del Foro, è il momento di puntare tutto sui giovani. Prolungata fino al 2018 la collaborazione con Andrea Carboni e contratto da riserva per l'ex rossoverde Bernaccini. La carriera partita in questo istante. Ha perso la lancia, attenzione. Termina così, con 0 punti nella giostra dello scorso 7 settembre, la carriera nulla nell'edizione di San Donato, il rapporto di collaborazione tra il giostratore Stefano Mammuccini e il quartiere di Porta del Foro. Una decisione, quella diffusa dal consiglio direttivo Giallo Cremisi attraverso una nota stampa che, come conferma il rettore Sandro Sganappa, è stata presa proprio dall'ex cavaliere della Chimera. Ci siamo trovati lunedì sera con Stefano e dopo aver fatto una bella chiacchierata è stato lui stesso a dire: io preferisco smettere visto quello che è successo e voi proseguite con i giovani. È stato anche un uomo da tutti i punti di vista perché ha devoluto parte dell'ingaggio, l'ha lasciato al quartiere di Porta del Foro. La strada sulla quale Porta del Foro intende proseguire è chiara.
puntare sui giovani con la guida tecnica di Luca Veneri, Emanuele Formelli e Serena Cecconi per risollevare le sorti giostresche del quartiere. Ora abbiamo 5 ragazzi, contiamo di portarli avanti altri 10 mesi, questi 10 mesi ci potranno dire tantissime altre cose e il nostro intento è quello di continuare questo progetto con i giovani. Un nome spicca proprio tra i giovani, ha fatto un'ottima prova generale, parliamo di Andrea Carboni. Ieri sera abbiamo allungato il contratto di questo ragazzo fino al 2018 e abbiamo riportato a casa, che era nell'area, Vernaccini, che era un nostro quartierista, facendogli un contratto da giostratore di riserva. Il 2015 si aprirà con il rinnovo del consiglio direttivo, il quartiere come si avvicina a questa data? Il consiglio di questo quartiere è totalmente compatto. Per quello che mi riguarda, naturalmente io, avendo tutti questi ragazzi che continuano, continuerò anch'io. Abbiamo seminato e vorrei esserci anche quando sarà il momento di raccogliere. Giordano Cerofolini, presidente degli artigiani edili di Confartigianato Imprese Arezzo, è il nuovo presidente del FALEA, il fondo bilaterale delle imprese edili dell'artigianato e delle organizzazioni sindacali. Il FALEA, afferma il neo presidente Cerofolini, ha retto al colpo in questi ultimi difficili anni. Inevitabile il calo delle imprese che si è attestato mediamente sul 10%. Attualmente le imprese iscritte sono 460 con circa 1400 operai. La forza del fondo continua ad essere la qualità dei servizi e la professionalità degli operatori. Il FALEA rilascia il DURC, cioè il documento unico sulla regolarità contributiva, e offre servizi in tema di sanità integrativa sia per i titolari che per i dipendenti delle imprese e di sostegno al diritto allo studio per i figli. E adesso, come ogni mercoledì, torna la rubrica dedicata ai libri, curata da Elisabetta Giudrinetti. Aldo Forbice e Francesco Schettulli propongono Con il nastro rosa. Aldo Forbice è un giornalista specializzato in inchieste e Francesco Schettulli è un medico oncologo presso l'ospedale di Bari. Con il nastro rosa è un'esperienza vissuta, è l'esperienza di Lisa, una giovane donna di 40 anni, sposata, con due figli, in apparente buona salute, che un giorno scopre sotto la doccia il timore che ogni donna ha, ovvero quello di un tumore al seno. Non può credere che questo stia accadendo proprio a lei e comincia a fare delle analisi che confermano, ahimè, questa realtà. E allora comincia il pellegrinaggio, il calvario tra ospedale, ricovero, operazione e la radioterapia. Tutto questo talmente in fretta che Lisa non ha tempo di rendersi neppure conto di quanto realmente le stia accadendo. E questo da una parte è un bene, perché affronta tutto con molta determinazione, con molto coraggio, con molta voglia di... comincia a rendersi conto, quindi alla consapevolezza di quanto è accaduto al suo corpo, incontrando altre donne che come lei hanno vissuto l'esperienza della malattia, nella fattispecie del tumore al seno. E così Lisa, insieme alle altre donne, intuisce dapprima e poi a poco si rivela e vive che il tumore, particolarmente al seno, è davvero uno spartiacque nella vita di una donna, nella vita intesa sia come madre, ma soprattutto come donna. E allora Lisa, così come le nuove amiche incontrate, si ritrova più forte, più determinata ad affrontare non solo la malattia, ma soprattutto la vita. La vita che ha, come ben sappiamo, degli aspetti di luce, ma anche delle zone di ombra. La malattia
va affrontata, deve essere affrontata con grande coraggio, con grande determinazione. È quindi la storia che sia Francesco Schittulli, ripeto, medico oncologo, ha voluto raccontare, una storia vera, e insieme all'amico giornalista Albo Forbice, per raccontare, ripeto, questo, non dico questo dramma, ma questo, in questo incontro che può capitare nella vita di ciascuno di noi. Ed è quindi con il nastro rosa, i cui proventi poi andranno alla LILT, cioè alla Lega per la protezione dei tumori. Sabato 20 settembre Arezzo ospita una nuova edizione di Via Vittorio Veneto in festa, l'iniziativa ideata dalla Confcommercio con la collaborazione degli operatori commerciali. Confermati tutti gli ingredienti che hanno garantito il successo della festa, lanciata per la prima volta nel 2010. Musica, ballo, intrattenimento, giochi per bambini e gastronomia, tutto rigorosamente all'aperto nella strada chiusa al traffico, nel tratto compreso fra via Curtatone e l'incrocio con via Leon Battista Alberti, dal primo pomeriggio fino a mezzanotte. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.